Quest'oggi le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions lotteranno per la grande coppa, ma non lo faranno nella maniera che tutti voi conoscete, ma lo faranno con FC24 Imperialism. Allora ragazzi, eccoci qua, le 16 squadre qualificate agli ottavi di Champions sono state catapultate su quest'isola, in questo stato, e sono state divise in 16 territori. Ogni squadra ha il suo territorio, assegnato in maniera casuale. Cosa succederà adesso? Beh, semplicissimo, conoscete i video di Imperialism, e questo qua è il ritorno di Imperialism sul mio canale. L'abbiamo fatto inizio anno per la Serie A, per il calcio italiano, e adesso è il momento di farlo per la Champions League, e quindi vi spiego in breve come funzionerà il tutto. Ho preparato una ruota con queste 16 squadre, che sono le 16 squadre qualificate agli ottavi di Champions. Andremo ogni volta a girare la ruota e a vedere quale squadra uscirà. Facciamo un esempio, giriamo la ruota ed esce il Real Madrid. A questo punto ho preparato quest'altra ruota, o meglio dire una freccia, che indicherà da che lato il Real Madrid dovrà andare a conquistare il territorio, a giocarselo. Ed è qui che ci viene in aiuto la cartina di cui ho parlato precedentemente, quell'isola in cui sono finite queste 16 squadre, perché il Real Madrid, se dovesse attaccare a sinistra, come dice la ruota, affronterebbe il Porto. In questo caso ci dovremmo spostare sul gioco e andiamo a simulare Real Madrid contro Porto. Chi vince ruba il territorio della squadra avversaria, la elimina, la fa andare via dall'isola, la esilia dall'isola e gli ruba i due migliori giocatori. Per ora partiamo con due, poi magari aumenteremo andando avanti con le fasi. Ho cercato nella cartina, raga, di mettere non in maniera casuale, ma di mettere lontane Real Madrid, Bayern Monaco, City, per cercare di avere un buon equilibrio ed evitare i super scontri all'inizio. Però ragazzi, questo è Imperialism, può succedere di tutto, e quindi direi iniziamo. Primo giro di ruota, ma prima commentate qua sotto con la squadra che secondo voi vincerà questo FC24 Imperialism edizione Champions League. Io dico così, a sentimento, voglio giocarmela bene, Borussia Dortmund. Nei miei video è sempre fortunato, quindi forza Borussia. Ragazzi, oggi non ho nessuna maglia di nessuna squadra perché voglio essere super neutrale, non sapevo quale scegliere. E allora, primo giro di ruota, vamo! E la prima squadra che parteciperà a questo FC24 Imperialism è il Lipsia. Vabbè, iniziamo piano, vediamo contro chi va a giocare per il Lipsia. Il Lipsia va a giocare in basso a destra a ore 5.30. Quanto mi mancava fare Imperialism, ragazzi. E per il Lipsia a ore 5.30 c'è la sfida contro Atletico Madrid. Come vedete qua, la freccetta che vi sta apparendo adesso a schermo dice Lipsia, Atletico. Quindi chi vince prende il territorio dell'altra squadra, caccia da questo stato la squadra perdente e gli ruba i due migliori giocatori. Teletrasportiamoci sul gioco! Ed eccoci qua, Atletico Madrid-Lipsia, ad inaugurare questo FC24 Imperialism. Ecco, già ho sbagliato tasto, ho fatto gioco a partita invece che simula. Ragazzi, sono un clown. Vabbè, facciamo avanza alla fine. 3, 2, 1! Passa Lipsia! Prima sorpresa! Il Lipsia elimina l'Atletico ai calci di rigore e quindi gli ruba il territorio, e adesso vediamo quali sono i due giocatori che si prende. Sicuramente Griezmann, e l'altro, non lo so, andiamo a vedere per overall. Follia. E i due giocatori, ragazzi, sono Griezmann e Oblak, quindi vi faccio vedere un po' cosa faccio, se volete poi farlo anche voi. Prendete Griezmann, lo mettete all'Ipsia, prendete Oblak, lo mettete all'Ipsia, e dopodiché andiamo a mettere i titolari. Quindi, ve lo faccio vedere solo la prima volta, schemi squadra, andate a selezionare la squadra dove volete mettere i giocatori, in questo caso andiamo in Germania, stavo sbagliando, andiamo all'Ipsia e andiamo a mettere i titolari, perché se non li mettete i titolari, poi nelle simulazioni il computer non li fa entrare, anche se sono i più forti di tutti. Quindi Griezmann al posto di Poulsen e in porto Oblak. Vedete ragazzi, che essere sorteggiati all'inizio forse è un bene, perché sì, rischi di uscire subito, ma se vinci inizi a rafforzarti tanto 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 tanto. E quindi secondo giro di ruota, anzi no, prima vi faccio vedere cosa succede sulla cartina. E questo qua è quello che succede sulla cartina: l'Atletico viene cancellato, viene esiliato da questo territorio, da questa mappa, da questa nazione, da questo stato, non lo so, da questa isola. Il Lipsia si espande e diventa la prima squadra ad aver conquistato un territorio. E per ultimo il colore del Lipsia viene messo anche in quello che prima era il territorio dell'Atletico. Però non mi piace questo colore, e quindi andiamo a mettere il colore che aveva prima l'Atletico, tanto non cambia niente. Perfetto, ecco fatto, spero che sia tutto chiaro. Adesso per le prossime andiamo più veloci. Secondo giro di ruota, l'Atletico ci ha salutato. Ciao Morata, ciao, ti ho voluto bene. E andiamo con il secondo giro. 3, 2, 1. Paris Saint Germain. Calma, che iniziamo a vedere le big. Cioè poi big Paris Saint Germain, vabbè, c'è Mbappé per ora. E il Paris Saint Germain dove va a giocare? Va a giocare in alto a sinistra? Sapete che ho un dubbio? E ragazzi, purtroppo il mio dubbio diventa realtà, perché il Paris Saint Germain da quel lato ha il Napoli, che ha un territorio già molto grande. Gli è capitato il territorio più grande, uno dei più grandi, non gli è andata benissimo. E quindi subito PSG Napoli. Dai Napoli, resisti, 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 ti prego. Napoli PSG per l'impresa. Il PSG non è più quello di una volta, ragazzi. Allora 3, 2, 1, 3, 2, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia. Il Napoli non solo vince, non solo si espande, non solo elimina il PSG, gli ruba anche i suoi due migliori giocatori. Quindi Mbappé al Napoli,
follia, raga, follia. E i due migliori giocatori del PSG sono Mbappé e Marquinhos. Sapete, una sola parola mi viene in mente in questo momento: Godopoli. Godopoli. Andiamo a metterli titolari e poi giriamo la ruota. Anzi, prima espandiamo il Napoli. Al Napoli servivano giusto un difensore centrale e un esterno destro. Mbappé non gioca più di lì, però all'inizio carriera l'ha fatto e quindi si adatterà per bene. Sicuramente meglio di Politano. Tutto bellissimo, eh? Però le tre italiane sono un po' troppo vicine. Mi sa che qualcuna ci saluterà a breve. Giriamo la ruota per la terza volta. La prima big se n'è andata e tocca al Bayern Monaco, al City. Al Bayern Monaco. E per il Bayern Monaco c'è una sfida in basso a destra. Forse non un'italiana, spero. Ok, è andata bene per pochissimo, ma il Bayern Monaco becca il Copenaghen. In teoria, una partita sulla carta già scritta. Ma sappiamo che in imperialismo succede di tutto, raga. Andiamo, terza sfida. Bayern Monaco Copenaghen. Io credo nel sogno, ragazzi. Achouri, Claesson e Bardagigigigigi. Niente, il sogno è finito. Musiala, Kane, Musiala. Per il Copenaghen segna Rooney, quindi il Bayern Monaco vince. Non vado neanche a mettere due giocatori al Copenaghen al Bayern Monaco, perché tanto non giocherebbero mai, neanche in panchina, neanche in tribuna. Nella primavera li mettono, talmente sono forti. Ed eccoci qua, ingrandito il Bayern Monaco. Guardate quanto sono più grandi delle altre, le squadre che sono già scese in campo e che hanno già vinto una partita. Quindi giocare subito forse non è un male, anche perché ti prendi i giocatori della squadra che batti, tranne se sei il Bayern Monaco che batti il Copenaghen. Ma vi ricordo che il Napoli ha preso Mbappé e Marquinhos, quindi boh, vediamo quale sarà la quarta squadra, forse fortunata a scendere in campo. Andiamo. Ciao Copenaghen, peccato, io tifo sempre per le squadre più deboli. E ora scende in campo l'Inter, secondo me. No, il Borussia, la squadra che ho detto che vince. Borussia, non mi deludere. Dove vai a giocare Borussia Dortmund? Mi sa che non c'è nessuno di là sulla cartina, sapete? Confermo, non c'è nessuno, c'è solo il mare. E allora rigiriamo in alto a sinistra. Vediamo. Ragazzi, io penso che il Borussia sia la squadra più fortunata al mondo, perché c'era in alto il Real Madrid, a sinistra il Bayern Monaco, c'era un piccolo pertugio che voleva dire Porto. E guardate l'inclinazione della freccia, indica proprio lì, Borussia Dortmund contro Porto. Il Borussia potrebbe scampare così il primo turno. Tutte e due le squadre sono al debutto, da una parte i portoghesi, dall'altra i tedeschi, che ho dato come favoriti, ma non lo so, mi puzza questa sfida, mi puzza! Vedete che mi puzza il Porto! Io non ci voglio credere, il Borussia che avevo pronosticato esce subito. E l'imperialismo delle sorprese, passa il Porto che ora occhio, perché non è più un outsider, visto che erano i due migliori giocatori del Borussia, che poi non so chi siano, però Kobel sicuramente, poi vediamo. E i due migliori giocatori che passano dal Borussia al Porto sono Kobel e Brandt. Forse non i migliori, ma comunque dei giocatori ottimi per una squadra come il Porto. Mica male, mica male. Anche perché diventano tutti e due titolarissimi. Andiamo, tolta mano in cuore il Borussia. È il turno di... il Bayern Monaco. Ok, ok. Bayern Monaco che è la prima squadra che scende in campo per due volte. Vediamo da che lato va a giocare. Non un'italiana. Aia, in alto a sinistra. Non so cosa c'è. E in alto a sinistra per il Bayern Monaco c'è l'Arsenal. Quindi si salva l'Inter. Tra l'altro ne approfitto anche per farvi vedere il Porto, quanto è diventato gigante. Non ci sta neanche nei due territori. Cioè sarebbe uno unico, ma l'ho messo in mezzo perché non sapevo come farcelo stare. Andiamo. Bayern Monaco Arsenal. Woohoo. Bayern Monaco Arsenal. Da una parte una squadra che ha già vinto una sfida ed è fortissima, dall'altra l'Arsenal, suo debutto in questo imperialismo. Vince ancora il Bayern Monaco. Kane, Goretzka, Müller, Saka. Ci sono voluti però i tempi supplementari. L'Arsenal si è aggrappata con le unghie e con i vetri a questo passaggio del turno, ma non ce l'ha fatta. E quindi Bayern Monaco che vince ancora, ma questa volta ruba i due migliori giocatori dell'Arsenal. Odegaard, Rice, vediamo. I due migliori giocatori sono Odegaard e... ah, un certo Saka, me l'ero giusto dimenticato. Ora capiamo come metterli però al Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco è una squadra già incredibile. Ok, in qualche modo li abbiamo messi. Odegaard al posto di Musiala, perché ha uno in più di overall nelle simulazioni, conta l'overall. E Saka a destra al posto di Müller, che non so perché giocava lì. E dopo Arsenal e Bayern Monaco, la nuova squadra a scendere in campo è il Porto, che ha già fatto l'impresa, ma adesso deve scrivere la storia. Anche perché secondo me può giocare solo contro Bayern o Real, e non glielo auguro. In basso, a sinistra, mi sa Bayern Monaco, vediamo. Eh sì ragazzi, al povero Porto, che è quello con il territorio verde, tocca il Bayern Monaco, territorio azzurro. Allora, forza Porto con tutto il cuore, se fate l'impresa davvero diventa un tipo d'ora il Porto, ma la vedo dura anche perché il Bayern ha già fatto due eliminazioni, Arsenal e Copenaghen. Però il Porto ha eliminato il Borussia, che è una tedesca, vediamo. Porto-Bayern Monaco, la sesta sfida di questo imperialismo, io ci credo. E allora Porto, fammi sognare con Kobel e Brandt. 3, 2, 1,
Sì! 13 a 12 ai calci di rigore. Il Porto fa l'impresa, butta fuori le due tedesche. Ciao Borussia, ciao Bayer. A questo punto, forza Porto, ho una nuova favorita. E il Porto si prende i 2 milioni del Bayer. Ma non è vero, 13 a 12, ma cosa vuol dire? Devo dire che Harry Kane e Kimmich potrebbero fare molto molto comodo al Porto. Andiamo a vederlo, va? Devo dire che inizia ad avere il suo perché questa squadra. Inizia ad avere il suo perché. 4 giocatori rubati, 2 squadre eliminate, 2 vittorie fatte, 2 territori conquistati. La squadra più grossa di tutte. Non so ragazzi, ne vogliamo parlare? Ne vogliamo davvero parlare o andiamo a girare la ruota? Andiamo a girare la ruota, che è meglio. Togliamo incredibilmente il Bayer, che era favoritissimo, ma se ne va dopo 2 vittorie. E adesso scende in campo l'Inter. Calma, Inter, non freccia in su, se no vuol dire Porto. E l'Inter va a giocare in basso. Mi sa Inter-Napoli, raga, aiuto. Confermo, guardate la cartina. Inter-Napoli, freccia in giù, vuol dire il derby d'Italia. Cioè, il derby d'Italia, in questo caso sì, perché di italiani ce ne sono solo 3 e 2 si incontrano. Inter-Napoli, oh no, un'italiana se ne va. Però una va avanti, vabbè, vediamo. Caro con te, e tu non devi mollare. Ho fatto un sogno nel cuore. Cosa ho detto? Vabbè, non importa. 2-0 Inter, non ci credo. Carlos Alberto, Lautaro Martinez, mi so confuso raga perché volevo fare i due cori mischiati, quello del Napoli e quello dell'Inter, ma niente, il mio cervello non ce l'ha fatta. Comunque l'Inter vince ancora, mi sembra che avesse già debuttato, ora non ricordo, ma ciò che conta è che ha eliminato il Napoli, si espande e gli ruba Mbappé e Osimhen. Andiamo a vedere. E i due giocatori prescelti sono proprio loro, Mbappé e Osimhen, che non se ne vanno via dal torneo col Napoli, ma rimangono dentro. Però devono cambiare squadra, vanno all'Inter. Beh, questo cambio di attacco, Lautaro Thuram via, Osimhen Mbappé dentro, con Lautaro che comunque entrerà dalla panca. Non male, ecco. Comunque vorrei solo farvi notare come l'Inter in un colpo solo diventa la seconda squadra più grande dopo il Porto. Ci sono alcune squadre che non sono ancora mai scese in campo. Non è il caso sicuramente dell'Inter, della Lazio sì, vediamo se esce adesso. Vamo. Hello from the other side. Il Napoli ci ha salutato. Vediamo se tocca la Lazio. Tocca al PSV, una squadra che non è mai scesa in campo. Debutto. E il PSV va a giocare a sinistra. A ore 9:15. E da quel lato per il PSV non c'è la buona notizia, perché c'è il Porto. Ma in ogni caso il PSV poteva beccare solo Porto, City o Barcellona. Forse il Porto è la meno peggio, anche se non è il Porto iniziale, è un Porto che stiamo conoscendo per bene. Andiamo. PSV Porto per l'impresa, potrebbe succedere. Vediamo se il Porto ne vince un altro, se il PSV fa il colpaccio. No, il Porto non molla. 1-0, quanto basta, in rete Pepe, quindi nessuno dei nuovi. Ma il Porto si espande ancora e due giocatori li diamo dal PSV, anche perché possiamo dargli Lozano e Luke De Jong. Ora non so se giocheranno, però vediamo un po'. Allora, Lozano lo mettiamo titolare, Luke De Jong invece no, perché c'è già Taremi davanti. Ma ciò che conta è che siamo giunti a metà, quindi vediamo un po' come è messa la cartina quando rimangono solo 8 squadre. E adesso cambierò le regole. Ed eccoci qua, questa è la situazione sulla cartina a metà di questo FC24 Imperialism. Le 8 squadre rimaste iniziano a sognare la Coppa. Real Madrid, Porto, Inter, Lazio, City, Barcellona, Lipsia e Real Sociedad. Ma adesso cambiano le regole, cambia tutto quanto. Perché non si andranno più a rubare due giocatori, ma potrà succedere di più. Ovvero, si andranno a rubare i giocatori in base a quanti territori la squadra che viene sconfitta possiede. Vi faccio un esempio: se Real Madrid batte il Porto, andrà a rubargli 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori. Rimane comunque la regola di un minimo di 2 giocatori. Quindi se c'è Barcellona City, anche se tutte e due le squadre hanno solo un territorio, ne vengono rubati comunque 2. Però questo vuol dire che se qualcuno batte il Porto non gli ruba solo 2 giocatori, ma gliene ruba 6, ragazzi. E poi andando avanti magari ci sarà qualche squadra che avrà 3 territori, che perderà contro una che ne ha solo 1, e quella che ne ha solo 1, ragazzi, gliene ruberà 3, non 2. Quindi lo faccio per rendere il tutto un po' più imprevedibile e più equilibrato. Ragazzi, andiamo. Seconda parte. Ne rimarrà solo una. Vamo, gira la ruota. Tra l'altro ragazzi, se mi vedete così tutto raffreddato è perché sono troppo raffreddato. Questa parte ve la sto registrando in un altro momento, perché prima ero troppo raffreddato e dovevo fare una pausa, cioè stavo iniziando a sudare. Ma in ogni caso questo video verrà portato a termine. Prossima squadra a uscire è il Barça. Un debutto. Barcellona che va a giocare in alto a sinistra. C'è qualcuno? Scopriamolo. E da quel lato ragazzi siamo a metà tra Porto e Manchester City. Io direi che, visto che il City ha anche questo pezzettino qua, la freccia tende verso il City, e quindi Barcellona City. Chi vince elimina l'altra e si prende 2 giocatori. Per ora la nuova regola non verrà ancora attuata, perché sono 2 squadre che non sono ancora scese in campo. Un debutto, una se ne va a casa però. Manchester City Barcellona, nessuna delle due sarà contenta di aver beccato l'altra in questo debutto. E allora vediamo chi passa, chi va a casa. 1-0 per il City. Bernardo Silva, e il City prende i 2 migliori giocatori.
giocatori del Barcellona. Vediamo un po' chi sono. E il Barcellona perde Lewandowski e Ter Stegen. Vabbè, a parte che il Barcellona se ne va tutto quanto dalla mappa, però loro due sono i giocatori che si salvano da questa eliminazione e vanno però in un'altra squadra, al Manchester City. Che poi Lewandowski e Ter Stegen, raga, secondo me però non giocano al Manchester City. Quindi facciamo una cosa, va, loro li mettiamo qua e chi se ne frega. Io andrei a mettere più qualcuno che gioca al Manchester City. Il problema è che chi è che gioca al Manchester City di questi? Cioè, è esotica la cosa, esotica. Mettiamo Cancelo e De Jong e poi capiamo. Sì, mettiamo Cancelo e De Jong. Allora, Cancelo lo mettiamo qua a sinistra, alziamo Bernardo Silva, togliamo Julian Alvarez e andiamo a mettere De Jong. E magari anche De Bruyne, va? Mettiamo De Bruyne al posto di Bernardo Silva. Sì, un po' esotica come cosa, però ha vinto e si prende quei due giocatori. Nuovo giro, ne rimangono solo 7. Eliminiamo il Barcellona, 7 squadre rimaste, ancora 2 italiane. Vediamo a chi tocca, tocca all'Inter o ancora al City? Tocca all'Inter. E l'Inter va a giocare... Di qua c'è il mare, l'Inter non va a giocare di là. Rigiriamo una ruota. L'Inter va a giocare in basso a sinistra. Ok, ho guardato, c'è il mare anche lì. Allora rigiriamo la ruota. Niente, l'Inter vuole andare a giocare in mare. Non si sa perché, deve uscire qualcosa da un altro lato. Ok, in alto a destra, a ore 2 più o meno. E a ore 2 non c'è una bella notizia per l'Inter, perché l'Inter incontra il Super Porto. Questa potrebbe essere però un'occasione, perché se l'Inter dovesse vincere gli ruberebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori credo. Inter Porto, andiamo. Inter Porto, vediamo un po'. L'Inter con Osimhen e Mbappé, acquisiti dalle squadre che ha battuto il Porto con praticamente chiunque. 3-1 per l'Inter, la prima squadra che riesce a fermare il Porto, e lo fa eliminandoli dal torneo e prendendogli una quantità di giocatori folle, folle. Andiamo a vedere quanti. Allora, togliamo il Porto. Il Porto aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6 territori. Quindi l'Inter prende i 6 migliori giocatori del Porto e diventa questa cosa qui. Non so se ci siamo capiti. Questa cosa qui, sì. Beh, devo dire, ragazzi, che ho visto formazioni peggiori. Devo dire questo. Giriamo la ruota. Ne sono rimaste solo 6, tra cui 2 italiane. Dai, 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 dai. Sogno la finale Inter-Lazio. Nuovo giro di ruota. Andiamo. Vediamo un po' chi tocca. 3, 2, 1. No, la Lazio. No, la Lazio. Che proprio fare il colpaccio. E la Lazio va a giocare in alto a destra. Qualcosa c'è. Spero non l'Inter. No, da quel lato non c'è l'Inter, raga. Però forse era meglio l'Inter, perché la Lazio da questo lato ha il Manchester City. Quindi l'Ipsia e Real Sociedad che rimangono nelle migliori 5. E il Real non è ancora sceso in campo. Vabbè, andiamo. Lazio City. Ci siamo, Lazio City. Ho tolto la felpa per due motivi. Il primo è che sto starnutendo tantissimo e quindi sudo e non va bene con la luce puntata in faccia. Il secondo motivo è che volevo farvi vedere questa maglietta che mi ha regalato la Buba. Cioè, vogliamo parlarne? Ho scritto Buba, maglietta più bella del mondo. Non succede, ma se succede. Non succede, ma se succede. 3, 2, 1. Andiamo! No, ci ho creduto, no! Mi son confuso. 3-2. Il City batte la Lazio e gli ruba anche due giocatori. Mamma mia, mamma mia. Che poi chi gli ruba? Non lo so, vabbè, vediamo. Allora, io, Luis Alberto e Ciro Immobile li metto al City, raga. Poi saranno in panchina, però mettiamoli per correttezza, visto che siamo verso la fine. 5 squadre rimaste. Ciao ciao Lazio, ti ho voluto bene. E questa è la situazione con 5 squadre rimaste. Inter e City giganti. Lipsia non gioca praticamente dall'inizio. Real e Real Sociedad non hanno ancora mai giocato. Sono rimaste Italia, Spagna, Inghilterra e Germania. Beh, vediamo un po'. Andiamo, gira la ruota. Mi fa male togliere la Lazio da questa ruota, ma il destino dice questo. E allora andiamo. 3, 2, 1. Ogni partita adesso sarà decisiva. Tocca all'Ipsia. Il Lipsia può giocare o col City o con la Real Sociedad. Vediamo dove va a giocare. Nel mare va a giocare. Rigira la ruota. 3, 2, 1. Ok, mi sa contro il City. Vediamo. Confermo. Lipsia City. Chi vince fa il colpaccio del tutto. Andiamo. Lipsia City, tutti noi abbiamo un sogno. Non ve lo sto a dire per non gufare. 3, 2, 1. No! Ci ho creduto! Ho creduto nell'Ipsia, che poi gli prendeva chiunque al City. Vince il City, che prende i due migliori giocatori dell'Ipsia. Ora non ricordo chi aveva battuto l'Ipsia, ma andiamo a vedere. I due migliori giocatori comunque, raga, sono Griezmann e Oblak, perché l'Ipsia aveva battuto l'Atletico, se non ricordo male. Quindi io li vado a mettere e voglio anche vedere se riesco a mettere i titolari. Mamma mia, ma il City sta facendo una squadra folle. Cioè, io spero che non becchi l'Inter, perché sennò davvero, se batte l'Inter, gli prende anche i suoi 8 migliori giocatori, 9, qualcosa del genere. Vabbè. E il problema è che, raga, dove li mettiamo Griezmann e Oblak? Griezmann possiamo metterlo alla sinistra e Oblak lo mettiamo al posto di Ederson, giusto per cambiare qualcosa. Però non è che cambia molto, l'overo è lo stesso. Vabbè, gira la ruota. Ne sono rimaste 4. Vogliamo parlarne di questa situazione, raga? Cioè, se per sbaglio Real Sociedad o Real Madrid dovessero vincerne una, beh, cioè, prendono qualsiasi giocatore esistente. Meno male che ho messo questa regola, sennò sarebbe già finita con la vittoria dell'Inter del City. Andiamo, nuovo giro. Ciao Lipsia, eri l'ultima rimasta tra quelle deboli. Però c'è anche la Real Sociedad.
Vediamo un po', 3, 2, 1, ecco il City, ancora il City, prima o poi perderà il City. Vediamo contro chi va il City, in basso, niente, ho controllato, lì c'è il mare, e allora rigiriamo la ruota, 3, 2, 1, anche lì c'è il mare mi sa. Confermo, c'è il mare anche lì, e allora rigiriamo, 3, 2, 1, ok, di qua potrebbe esserci qualcosa di interessante. E c'è qualcosa di molto interessante, perché il debutto della Real Sociedad non succede. Ma se succede, la Real Sociedad diventa una delle favorite. Andiamo, City, Real Sociedad. Real Sociedad City, prima non dire niente ha portato sfortune, quindi lo diciamo. Abbiamo un sogno, vogliamo la vittoria della Real Sociedad. 3, 2, 1! 3 a 1, rimangono City, Inter e Real Madrid. Potenzialmente sono tre squadre che potrebbero arrivare in finale nella realtà. Vabbè, comunque il City vince, dovrebbe prendere i due migliori giocatori della Real Sociedad. Ma raga, che andiamo a mettere al Manchester City? Rimangono i titolari del City, non prende nessuno perché non ha senso. E ne rimangono solo tre, e sono tre giganti. Cioè in realtà Real è minuscolo, però gli basta già la squadra originale. Quanto mi fa male fare questa cosa. Togliamo l'ultima squadra materasso da questo torneo e coloriamo tutto dei colori del Manchester City. Eccoci qua, City e Inter si dividono l'isola e poi c'è Real Madrid lì nell'angolino che sta in disparte e aspetta la finale. Vediamo se finalmente giocherà. Tra l'altro stavo notando che l'Inter giocherà in ogni caso, perché se esce il Real è per forza Real-Inter, se esce il City è per forza City-Inter, e se esce l'Inter gioca con una delle due. Però l'Inter deve guadagnarsela la finale, andiamo. E allora, la squadra che si giocherà la finale insieme all'Inter è... l'Inter. Vediamo contro chi, City o Real Madrid. Oh! Niente, rigira la ruota. Niente, rigira la ruota. Mamma mia, Inter City. Chi vince va in finale contro il Real. E chi vince si prende però praticamente tutta l'altra squadra. E per la gente che... Forza internazionale, devi vincere. Kane Di Marco. Olè, Inter in finale. E quanti giocatori prende dal City? Andiamo a vederlo insieme. Mamma che finale. Ed è giusto così, è giusto che l'Inter abbia tanti giocatori, perché il Real non è mai sceso in campo. L'Inter ha lottato, ha sudato, ne ha vinte 3-4, quindi è giusto che abbia lo squadrone. Andiamo. Allora, l'Inter prende dal City 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori, i suoi 6 migliori giocatori, e va a affrontare il Real in finale. Allora io vi giuro che se vince Real Madrid è il più grande scam della storia degli imperialism. Ho messo tutte le regole per fare in modo che le squadre che non giocano non siano favorite. Vediamo, andiamo a mettere i 6 giocatori all'Inter e poi finalissimo. Allora, con questa vittoria contro il City, rivincita della finale dell'anno scorso, l'Inter si prende questi giocatori. Allora, De Bruyne, Haaland, Rodri, Ruben Dias, Griezmann e Oblak. Però ha troppi pochi giocatori. No, dobbiamo togliere un po' di giocatori dall'Inter. Li tolgo e metto questi 6 e poi vi faccio vedere due formazioni. Inter contro Real Madrid. Allora, questa è la formazione dell'Inter. Oblak, Ruben Dias, Acerbi, Bastoni, Kimmich, De Bruyne, Rodri, Darmian, vabbè, Mbappé, Haaland e Di Marco. Se non dovessero bastare, in panchina abbiamo Griezmann, Osimhen, Barella, Harry Kane, Cobel, Lautaro e De Vrij. In Real non ve lo faccio vedere perché è la formazione standard del Real, perché non ha mai giocato e quindi si merita di affrontare una squadra che invece ha questo squadrone perché ha vinto tantissime volte. Finalissima, Inter Real Madrid. Chi sarà il campione d'Europa? Boh, vediamo. Ci siamo, si gioca a Wembley. È la finale di Champions League. No, è la finale di FC24 Imperialism edizione Champions League. I tifosi sono tutti pronti a entrare. E allora noi immergiamoci dentro la sfida. Real Madrid, Inter, Vinicius. Ma da Valverde. No, no, no. Bellingol! Oblak, attenzione Vinicius. No! 1-0 Real Madrid. Dal nulla al debutto in questa competizione. Real dopo 9 minuti avanti. De Bruyne, Di Marco, De Bruyne ancora. Palla per Mbappé, palla per Haaland. Haaland il corridoio per Di Marco. Kipa. Kimmich quanto lotta. Palla lunga per Di Marco, una palla bellissima. Dentro ci sono Haaland e Mbappé. Una garanzia, si va però da Rodri. Kipa ancora. Finisce intanto il primo tempo, 1-0 per il Real Madrid. Ma molto molto meglio l'Inter. Il Real praticamente ha fatto solo l'azione del gol. Acerbi, si va da Haaland. Serve una magia di qualcuno. Rodri ha un ottimo tiro, non ha spazio per provare. Allora Haaland va da Di Marco, attenzione Di Marco, Di Marco, Dimash si ferma, cerca un compagno dentro. Mbappé, murato. E ora riparte in contropiede Real, attenzione Vinicius lasciato da solo, non lo può tenere Bastoni, non lo può tenere Bastoni. 2-0 Real Madrid, 2-0 Real Madrid. Cinico il Real, cinici blancos. E Vinicius dice la coppa è nostra. Vinicius ancora, Real spinge, cross ancora, Bellingham, come gioca il Real Madrid, come giocano i Blancos. Oblak tiene in piedi i suoi, ci sono dei cambi, entra Griezmann ma è troppo tardi perché la partita finirà dopo questo calcio d'angolo, e allora possiamo dirlo, il Real Madrid con questo miracolo di Oblak che non serve a nulla
E la squadra vincitrice di questa edizione di FC24 Imperialism. Non è servito a nulla cambiare le regole. Il Real è la squadra più forte e l'ha dimostrato con una sola partita, la finale. E le finali il Real non le sbaglia mai. Qua in sottofondo c'è la coppa alzata ad Alaba, ma io voglio salutarvi in un altro modo. Io ragazzi vi voglio salutare così, con il Real Madrid che incredibilmente con una sola partita diventa la squadra più grande di tutta l'isola, l'unica rimasta, e si prende la vittoria di questa FC24 Imperialism edizione Champions League. E se ti è piaciuto questo video ti invito a guardare anche questo qua. Sono sicuro che non te ne pentirai. Dacci un occhio.